questo versetto ha fermato i miei passi. La frase di Giuseppe ha benedetto la mia vita. Giuseppe dice ai fratelli: sono forse io al posto di Dio? Forse come Giuseppe ti ritroverai inaspettatamente, sorprendentemente, a vivere una situazione incomprensibile, ingestibile, ingovernabile, incontrollabile. Lascia fare a Dio. Sii uno strumento nelle mani di Dio, non il suo sostituto. E allora, se sarai uno strumento nelle sue mani, e allora questi due versetti diventeranno realtà nella tua vita. 1 Corinzi 2:9: le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono in cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Romani 8:28: ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perciò in qualunque situazione tu possa venirti a trovare, sii lo strumento di Dio. Dio non è soltanto il Signore della creazione, Dio è il Signore della storia. La storia è sua. E Lui, prima che tu nascessi, conosceva già la storia della tua vita. Dio la sta guidando con saggezza, secondo il suo glorioso piano. Abbi fede in Dio, metti la tua vita nelle mani di Dio. Questo è il posto più sicuro per noi. Dio, e non Giuseppe, guida la storia. Dio, e non Giuseppe, apre le strade. Il compito di Giuseppe non era aprire e indicare la strada, ma seguire la strada di Dio. Dio e non Giuseppe provvede. Dio e non Giuseppe ha l'ultima parola. Giuseppe è lo strumento di Dio, ma il suo sostituto. E la storia di Giuseppe ci insegna che Dio ha tutto sotto controllo. Voglio dirti stasera che solo Dio, lo ripeto, solo Dio è potente a cambiare il male in bene. La Bibbia sottolinea più volte che Dio è il Dio della trasformazione, il male in bene. Dio cambia, dice la Bibbia, non io, il dolore in gioia. Dio cambia il deserto in un giardino. Dio cambia la malattia in una guarigione, un ostacolo in un'opportunità. Cambia gli uomini come Saul, da persecutore a perseguitato. Dio cambia le situazioni, non vogliamo farlo noi, vogliamo dire: Signore, fallo tu nel nome di Gesù. Come avresti agito al posto di Giuseppe? Hai di fronte a te i tuoi fratelli. Quanto male ti hanno fatto i tuoi fratelli, li hai di fronte a te, puoi vendicarti, ti hanno fatto del male. Il sangue ti bolle nelle vene. Ora i fratelli ce li ha di fronte, hanno fatto del male a lui, a suo padre. Può vendicarsi, deve vendicarsi. Chi potrebbe biasimarlo? Giuseppe non si sostituì a Dio. Sono forse io al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me. Dio ha pensato di convertirlo in bene. Non sostituirti mai a Dio. Lascia che sia Dio a cambiare le situazioni. Qualunque cosa possa accadere nella tua vita, qualunque ferita puoi ricevere dai fratelli, da quelli vicino a te, dalla tua famiglia, ahimè siamo così imperfetti, dalla chiesa, ahimè siamo così imperfetti, dal pastore, sii guarito nel nome di Cristo Gesù il Signore. Dio, io credo che l'ultima parola spetta a te. Dio, io credo che tu hai, come per la vita di Giuseppe, tutto sotto controllo. Dio, io credo che tu sei potente a cambiare le situazioni. Thank you.